molto onorato di aprire questa seconda puntata del festival La memoria del futuro per una Svizzera più responsabile e solidale, giustizia oltre i confini, questo decimo festival della dottrina sociale della Chiesa, primo festival a Lugano, anche se in streaming e online, dopo l'appuntamento di ieri, che ha potuto trattare in maniera molto approfondita e anche vivace il tema delle buone pratiche di un'economia responsabile. Questa sera ho il piacere di darvi il benvenuto a nome della rete Laudato Si, e in questo senso questo mercoledì, questo secondo appuntamento, ha una dimensione spirituale da un lato, ma anche molto di testimonianza nella seconda parte. E quindi cedo volentieri la parola a Lavinia Sommaruga per un saluto introduttivo da parte di Alliance Sud e OCST, che hanno contribuito ad organizzare questa serata insieme all'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, care colleghe, cari colleghi della rete Laudato Si, care e cari giovani di economia o Francesco, e poi caro pubblico che ci seguite da casa. Io vi ringrazio tutti per l'invito e per la possibilità di introdurre questo prossimo momento che condividiamo assieme. Politica per un mondo giusto. Questo è lo slogan dell'organizzazione che rappresento, che è Alliance Sud. Dal 1971 il nostro compito è di influenzare la politica svizzera a favore dei paesi poveri. Siamo un gruppo di riflessione e di azione comune di sei organizzazioni svizzere, due laiche, due cattoliche e due protestanti. Dunque sei, che sono Suissez, Sacrificio Quaresimale, Pane per Tutti, Helvetas, Caritas e ACES, tutte attive nella politica di sviluppo. Poi abbiamo anche altre organizzazioni che ci sostengono, come Solidar Suisse, Terre des Hommes, Schweiz e la Croce Rossa Svizzera. Parlo anche a nome di Benedetta Rigotti, mia collega dell'OCST, e che a questa serata partecipano anche i giovani, non solo di Alliance Sud, ma anche i giovani sindacalisti e sindacaliste dell'OCST, con i quali abbiamo deciso insieme di organizzare questo evento, proprio perché ci tenevamo che questo incontro, le testimonianze di chi ha partecipato a questa chiamata del Papa per il futuro dell'economia, per noi è una cosa molto importante. Vorrei ricordare che l'OCST è il più grande sindacato ticinese, con oltre 100 anni di storia e una tradizione costruita sul solco della dottrina sociale della Chiesa. E da tanti anni noi collaboriamo assieme. Come avrete potuto capire, le disuguaglianze sono un tema a cui portiamo molta attenzione in tutti gli aspetti in cui si manifestano: disuguaglianze economiche, sociali, ambientali, educative, sanitarie e così via. Come Alliance Sud facciamo riferimento all'Agenda 2030, che è questa agenda delle Nazioni Unite adottata dalla Svizzera insieme a 193 Paesi membri, che conta 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Questi obiettivi toccano tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, concetto che comprende le sfere dell'economia, della società e dell'ambiente. Per fare un esempio, l'obiettivo numero 11 dell'Agenda 2030 è proprio quello di ridurre le disuguaglianze. Inoltre, il principio sul quale si fonda tutta questa Agenda 2030, l'avete sicuramente già sentito, è quello di non lasciare nessuno indietro. Leave no one behind. Come detto nella Laudato Si, al capitolo 49, vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte del pianeta, miliardi di persone. Oggi sono menzionati nei dibattiti politici, economici, internazionali, ma per lo più sembra che i loro problemi si pongono come un appendice,
come una questione che si aggiunga quasi per obbligo o in maniera periferica, se non li si considera un meno danno collaterale. Di fatto, al momento dell'attuazione concreta, rimangono frequentemente all'ultimo posto. Questo obiettivo è diventato ancora più urgente con la pandemia di coronavirus, che ha fragilizzato ancora di più le persone già vulnerabili o in povertà. La pandemia così ha messo ancora più in evidenza la necessità e l'importanza di rimettere la persona, la comunità e l'ambiente al centro dell'economia. Le tre sfere dello sviluppo sostenibile devono essere in equilibrio per permettere un'economia di equità nella dignità a tutte le persone del mondo. Anche l'evento Economy of Francesco, tema dell'evento di questa sera, mira a un'economia con un'anima più inclusiva e più sostenibili. Si chiama Economy of Francesco sia perché si ispira alla filosofia di Francesco d'Assisi, la città dove doveva aver luogo questo evento, che avrebbe dovuto tenersi dal 26 al 28 marzo 2020, sia anche per il nome di Papa Francesco, che l'ha desiderato profondamente. Anche se l'evento fisico è stato annullato per via del Covid, la pandemia non ha fermato questa economia Francesco. Bellissimo, giovani da tutto il mondo si sono riuniti online, per esempio tramite degli incontri Zoom, come quello di stasera, per discutere di vari temi legati all'economia. Di questi incontri sono nate delle proposte che sono state consegnate a Papa Francesco nell'evento online che si è appena tenuto la settimana scorsa. Se come a Lyon Sud abbiamo deciso di seguire l'evento Economy of Francesco è perché crediamo di portare avanti degli obiettivi comuni. Inoltre ci è sembrato molto bello e importante che i giovani fossero al centro dell'evento, perché sono loro il futuro, le persone che assumeranno la responsabilità del cambiamento in questo mondo. Economy of Francesco è stato un esempio di inclusione dei giovani in un processo in cui tutte e tutti siamo coinvolti. Per questo, anche all'interno del Festival della Dottrina Sociale, abbiamo voluto dare loro spazio con l'evento di oggi e che ci tengo a ringraziare questi giovani. Gli daremo la parola tra pochissimo. Quello che offriranno le giovani giovani come riflessioni e proposte non ci appartiene, ma possiamo sostenerli perché hanno capito che il problema della sostenibilità e dello sviluppo oggi è legato anche a quello della povertà. Tutto è connesso, come dice Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, pubblicata nel 2015. Questo periodo di pandemia ha causato tanta sofferenza umana. Economia Francesco è una risposta di speranza che i giovani ci offrono per costruire una nuova visione del mondo, delle relazioni tra stati, tra le comunità e le persone e nel cuore di ognuno di noi. È una linea sulla quale siamo tutti invitati a riflettere e a impegnarci per fare in modo che queste nuove intuizioni siano attualizzate in tutti gli ambiti. Come detto, sempre nell'enciclica Laudato Si, al capitolo 51, vi leggo: l'inequità non colpisce solo gli individui, ma paesi interi e obbliga a pensare a un'etica delle relazioni internazionali. Allora, come organizzazioni non governative, come sindacati, siamo certamente motivati da principi solidaristici e sorretti da valori di natura etica. La lotta per un'equità nella dignità, nella globalizzazione è quanto ci motiva per trovare delle soluzioni di successo, che chiamo volentieri progetti di speranza, perché si accentuano delle dinamiche non di esclusione, bensì di solidarietà, di giustizia sociale, libertà e responsabilità, tutto con reciproco amore, partecipazione e sostenibilità. Desideriamo andare verso un'economia di relazione,
creiamo insieme ad altri il capitale sociale, tra virgolette, la rete, ovvero tutta quella serie di relazioni che costituiscono la vera fonte dello sviluppo economico e spirituale. Per questo, a Lyon Sud, il sindacato Organizzazione Cristiano-Sociale del Ticino e molte altre organizzazioni si sono unite nella rete Laudato Si, perché desideriamo contribuire con riflessioni, azioni, a un'economia con un'anima. L'evento di stasera ha proprio questo spirito e ringraziamo tutti voi presenti per la vostra attenzione e partecipazione. Poi ci sarà lo spazio alle testimonianze dei giovani e delle giovani e come invita a fare Papa Francesco al punto 36 della Laudato Si, non restano muti di fronte alle gravissime inequità quando si pretende di ottenere importanti benefici facendo pagare al resto dell'umanità presente e futura gli altissimi costi del degrado ambientale e io aggiungerei anche sociale. Grazie e continuiamo. Ringrazio Lavinia Sommaruga per questa introduzione importante che dà anche l'idea di come la rete Laudato Si collabori all'interno di questa organizzazione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, una rete di recente costituzione che ha, diciamo, al proprio seno 16 organizzazioni di ispirazione cristiana o che ne condividono le finalità e che ha accolto con grande piacere ma anche entusiasmo l'invito che le è stato rivolto dal professor Marcus Krinke, che in questo senso ha creato il ponte con l'organizzazione della Festival a Verona e che ha colto il momento importante in cui viviamo, quello di una pandemia globale, e che malgrado le difficoltà che vive trova la forza e l'energia di riflettere e di stare insieme, certamente in maniera non del tutto consona alle nostre aspettative, per riflettere concretamente quali sono i contributi, qual è l'apporto, qual è la responsabilità che ciascuno di noi può portare su di sé, ma anche realizzare in un discorso appunto di responsabilità oltre i confini, ma anche oltre i confini del tempo e quindi transnazionale e intergenerazionale. È importante per chi vi parla, che coordina questa rete, poter anche dire che qualcosa deve rimanere dopo che questo festival, questo primo festival sulle sponde del Ceresio ha avuto luogo, e che è forte nostra volontà come organizzazione poter disporre di una carta dei valori che abbiamo condiviso all'interno della rete, che abbiamo fatta propria e che vorremmo anche estendere sia a coloro, ai relatori, ma anche a coloro che hanno partecipato a diversi titoli a questo festival e evidentemente alle organizzazioni che ne fanno parte. Una carta dei valori che, come dicevo, ha quale obiettivo? Quello di fissare alcuni punti fondamentali che emergono e stanno emergendo da questo festival a Lugano e che ci permettono di costruire ulteriormente un'attività, un'azione per il nostro territorio, per la Svizzera italiana, in un contesto di responsabilità globale. E quindi una carta che tra le altre cose, ma poi la diffonderemo e spero che potrà esservi trasferita, distribuita una volta che verrà approvata e firmata da tutte le componenti, promuove per esempio appunto l'informazione sulle buone e nuove pratiche che le imprese e le istituzioni in qualità di agenti del cambiamento hanno posto in essere con generosità e lungimiranza per migliorare il proprio impatto sull'ambiente, sulle relazioni con i propri collaboratori e a favore del rispetto delle parità di genere in ogni campo e in particolare in quello salariale. Questo è solo uno dei punti che questa carta contiene, ve lo do come a modi premessa ma anche di così primo
impatto, solo per dire che questa organizzazione è un'organizzazione che vuole lasciare in questa Svizzera italiana un'impronta e poter avere maggiore eco su quella che è la realtà, una realtà fatta anche di giovani, come vedremo, che credono in ideali e in valori che possono essere realizzati e per i quali possiamo impegnarci verso una maggiore ecologia integrale, così come peraltro postulato anche da Papa Francesco. Quindi cedo volentieri la parola ora al professor Ernesto Borghi, che cura la prima parte, che ha curato la prima parte di questa serata e che ospiterà padre Mauro Iori e che quindi dirigerà questa prima parte della serata. Quindi cedo a lei, professore, la parola e la ringrazio di cuore della sua disponibilità. Un saluto cordialissimo a tutti, ringrazio Alessandro Simoneschi, ringrazio le colleghe e i colleghi della rete Laudato Si, a cominciare da Lavinia Sommaruga che ha introdotto la nostra serata. Saluto molto cordialmente padre Mauro Iori che insieme a me avrà modo di, possiamo dire, animare per quel che ci sarà possibile, questa prima parte formativa e informativa di questa nostra serata. Abbiamo sentito più volte parlare di economia. Ecco, la nostra associazione, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, dal 2003, associazione ecumenica che riunisce circa 390 soci, due terzi in Svizzera e un terzo in Italia, nell'attenzione esistenziale alla lettura della Bibbia in rapporto stretto tra la scienza e la vita quotidiana. Ecco, abbiamo sentito parlare di economia ripetutamente, non soltanto nei giorni precedenti, ma anche nell'intervento che Lavinia Sommaruga ci ha proposto. Partiamo dall'etimologia di questa parola. Economia, dalla lingua greca, significa, in buona sostanza, amministrazione della casa. Ma casa nel senso non anzitutto di edifici, non anzitutto di strutture fisiche, ma anzitutto in termini di relazioni tra persone, di relazioni tra le persone e i beni, di relazione tra le proprie prospettive di vita e le opportunità che la vita porta con sé. Certo, altri significati possiamo trovare in questa parola, ma certamente questo dato, questo riferimento ci aiuta a cercare quali possono essere i fondamenti per intendere questa dimensione fondamentale della vita dell'essere umano in modo umano. Questo aggettivo verrà ripetuto tante volte in questa serata, è un aggettivo che ritorna in tante fonti, in tanti documenti, un aggettivo a cui Papa Francesco ha dato un'accezione particolarmente intensa e particolarmente universale dall'inizio del suo pontificato. Ora, abbiamo scelto, come stasera, due riferimenti che vengono da un'antichità lontana e meno lontana. Tanti potevano essere i riferimenti che noi avremmo potuto scegliere all'interno della tradizione, direi, del Mediterraneo e del Medio Oriente, per restare alla porzione di mondo che è più vicina a noi, da cui tanti nostri riferimenti hanno visto la luce. Ecco, abbiamo scelto di fare alcune osservazioni di lettura dei primi due capitoli del libro della Genesi e di accentrare la nostra attenzione sul Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. Mi occuperò del testo biblico in prima persona e cederò poi la parola con grande interesse a padre Iori per tutte le osservazioni e riferimenti che vorrà dare a partire da quella splendida poesia, splendida non solo per la letteratura italiana ma direi per la cultura universale. Allora, se noi guardiamo a quelli che sono i testi che ci vengono proposti e che sono interni alla nostra riflessione, e noi li possiamo trovare in particolare nel fascicolo che tutti voi potete vedere in questo momento e che ci servirà come punto di riferimento della nostra breve lettura. Ecco, se noi partiamo da quelli che sono i riferimenti di Genesi 1-2, noi non possiamo non fare un'osservazione preliminare.
Nella Bibbia noi troviamo, dal Primo al Nuovo Testamento, ma in particolare nel Primo Testamento, molti testi che tanti interpreti presentano come testi di storia. Occorre però intendersi su quale sia il significato di questa parola. Ovviamente se per storia noi intendiamo una ricostruzione per filo e per segno degli avvenimenti come si possono essere verificati, le storie di cui ripetutamente la Bibbia si occupa, che troviamo ripetutamente nelle narrazioni bibliche, non sono storia in questo senso. Si tratta in larga misura di storia, si dice, teologicamente orientata, cioè di storia in cui fede, testimonianza e storia stessa sono inestricabilmente collegate e in cui l'obiettivo fondamentale non è raccontare, lo ripeto, per filo e per segno come certi avvenimenti si sono verificati, ma anzitutto dare il significato fondamentale, il valore fondamentale che i narratori antichi intendevano dare a vicende, situazioni, valori. E nei primi 11 capitoli del libro della Genesi noi abbiamo una rievocazione, meglio ancora, una trattazione dell'inizio della storia del mondo e dell'uomo, molto influenzata dai contatti che durante la schiavitù a Babilonia gli ebrei ebbero dai cicli culturali mesopotamici, e in cui appunto l'obiettivo fondamentale è far emergere alcuni valori che in particolare dal VI, V secolo avanti Cristo in poi i redattori biblici ritenevano fondamentali per spiegare vari valori, varie situazioni della storia dell'essere umano. E se noi ci concentriamo appunto su quello che è il testo che abbiamo sotto gli occhi e noi vediamo i primi due capitoli del libro della Genesi, beh, noi vediamo anzitutto, per quel che riguarda in particolare la creazione degli esseri umani, due testi, due racconti, distanti secoli l'uno dall'altro, tra il VI e il V secolo nel caso del primo racconto e il X secolo nel caso del secondo, in cui certo l'obiettivo fondamentale è individuare le caratteristiche di come l'essere umano sia, di come i redattori biblici ritenevano che l'essere umano potesse essere, secondo una serie di riferimenti narrativi davvero splendidi e che, come tutti i presenti sanno, hanno influenzato nella storia della cultura universale non soltanto le arti figurative, non soltanto la musica, ma tanti altri riferimenti, direi, formativi e importanti per gli esseri umani nella loro globalità. Ecco, allora, in questi due racconti, ripeto, il più recente è il primo, il più antico è il secondo, il più recente è dal punto di vista teologico più evoluto, il secondo è dal punto di vista narrativo molto più vivace, abbiamo una serie di caratteristiche che adesso noi insieme cercheremo di riprendere. Ovviamente non indulgo in una serie di osservazioni di carattere storico, di carattere letterario, che nel breve fascicolo che è a disposizione di tutti le persone potranno, se desiderano, ritrovare e a partire dalle quali le riflessioni potranno fare gli approfondimenti che riterranno opportuni, magari anche facendo riferimento al sito dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana o al canale YouTube Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Concentriamoci in particolare sull'arco di testi che va dal capitolo 1 verso 26 al capitolo 2 verso 25. Ora, se noi consideriamo quelli che sono i primi 25 versi del libro della Genesi, certamente noi ci troviamo di fronte a un processo di creazione in cui il dato più ricorrente e significativo non è la creazione dal nulla, ma è la creazione per distinzione, per separazione. Infatti, se noi andiamo a trovare la radice verbale più ricorrente in questo passaggio, vediamo che è la radice distinguere, più ancora che la radice creare, nel senso più stretto del termine. Pensate, per esempio, alla separazione della luce dalle tenebre, pensate alla separazione dell'acqua dalle terre, della terra dalle acque, ecco, per fare solo alcuni esempi. Ecco, a partire dal verso 26, e siamo appunto nel primo racconto, il più recente dei due, abbiamo una prima affermazione di particolare rilevanza. La traduzione proposta è la mia, quindi come più di altre, come dire, aperta a critiche, ad approfondimenti, a sviluppi ulteriori.
le persone presenti sanno bene che non esiste in nessun caso la traduzione migliore. Esistono varie traduzioni di approfondimento e di in continua necessità di ulteriore perfezionamento. Ecco, l'attacco del testo, capitolo 1, verso 26, è molto chiaro. Dio disse: facciamo l'essere umano secondo la nostra figura, a nostra immagine, ed eserciti la sua autorità responsabile e promozionale sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dico fin da ora che non abbiamo tempo di addentrarci in una serie di interessantissime osservazioni di carattere esegetico, di analisi, che ovviamente potranno essere oggetto dell'attenzione dei presenti in altre occasioni. Quello che è interessante è segnalare alcuni dati che però sono immediatamente emergenti. Anzitutto, facciamo l'essere umano secondo la nostra figura e la nostra immagine. E qui il riferimento della creazione secondo la figura di Dio ritorna anche nel verso 27, come vedete, nel verso successivo. Che cosa vuol dire che l'essere umano sia realizzato ad immagine e somiglianza di Dio? Nel ravvicinamento che queste due espressioni portano con sé. Ecco, ovviamente molte sono state le ipotesi fatte nel corso dei secoli. L'impressione è che si voglia fare riferimento a un dato in cui l'essere umano è creatura al di sopra di tutte le altre. La capacità di entrare in relazione con l'altro, non anzitutto per ragioni di istinto, ma per ragioni di scelta obiettiva, di scelta diretta. E quindi, a partire da una riflessione su una divinità, il Dio creatore, che entra in relazione con le sue creature, entra in relazione con l'essere umano, essere realizzato secondo la figura e l'immagine di Dio significa, in buona sostanza, probabilmente, anzitutto ciò. Quindi capace di entrare in relazione con gli altri in modo abbastanza simile a come Dio entra in relazione con il creato e in particolare con l'essere umano. Nel nostro discorso sui fondamenti della buona amministrazione della casa, della famiglia e delle relazioni tra le persone, il verso 28 è particolarmente interessante. Dio li benedisse, maschio e femmina appunto come sintesi della creazione, e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Ponetela sotto la vostra autorità, esercitate la vostra autorità responsabile e promozionale sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Allora, perché questa espressione un po' verbosa, autorità responsabile e promozionale? Perché traduzioni comuni di questo passaggio che utilizzano il verbo dominare sono inefficaci, perlomeno parziali, in quanto il dominio di cui si sta parlando non ha niente di prevaricante, di vessatorio, come talvolta certamente il verbo dominare in italiano esprime, ma vuole dire, ed è una radice verbale che viene utilizzata per esempio per quel che riguarda la conduzione del gregge, la conduzione del gregge al pascolo, per quel che riguarda per esempio la spremitura dell'uva per darne vino, insomma esprime questa radice l'idea di uno sviluppo promozionale. E quindi all'essere umano è chiesto, nel testo che stiamo leggendo, di esercitare questa autorità in modo che il creato arrivi a uno sviluppo, a una crescita, a una occasione di, potremmo dire, di significato pieno, a uno sviluppo pieno della sua identità di creatura, delle loro identità di creature. E quindi la benedizione di Dio, di cui parla il verso 28, è in riferimento alla fecondità e allo sviluppo demografico, sono aspetti importanti, ma non sono certamente gli aspetti unici e qualificanti della presenza degli esseri umani sulla Terra. Abbiamo insistito nei secoli tante volte, attraverso l'espressione crescete e moltiplicatevi, in modo particolare, segnalando come questo dato fosse il dato essenziale e fondamentale. Certo, se noi pensiamo a quel che era la situazione degli ebrei ritornati da Babilonia e alla condizione di estrema limitatezza demografica, il riferimento alla necessità di essere attenti alla procreazione delle generazioni successive diventava assolutamente essenziale. Anzitutto per ragioni storiche. Ma se noi consideriamo da quella riflessione storica il discorso in termini più generali, facendo riferimento al testo che abbiamo sotto gli occhi,
Allora noi vediamo come, in modo particolare, e il testo lo veda, lo segnala, il dato dell'essere fecondi e del moltiplicarsi e del riempire la terra è connesso, interconnesso con quello sviluppo della creazione inteso nel senso promozionale del termine, come ho cercato di dire pochi istanti fa. Da qui il testo continua e il riferimento è a un rapporto con il creato dove la violenza sia assente per poter assistere all'utilizzazione per l'alimentazione con spargimento di sangue di animali. Dobbiamo cercare un testo di Genesi, alcuni capitoli successivi, non certamente il riferimento lo possiamo trovare in questo testo. Ecco, ma quando questo racconto va a conclusione, vediamo come, e siamo al verso 31, Dio vide quanto aveva fatto ed era cosa molto bella e molto buona. Nei passaggi precedenti, nei passaggi della creazione precedenti, il riferimento era semplicemente al buono. Tante traduzioni hanno inteso rendere soltanto la dimensione etica, facendo riferimento appunto essenzialmente alla bontà. Mi pare, con altri interpreti, che proprio nella considerazione della duplicità etica, bontà, ed estetica, bellezza, che lo stesso aggettivo tov, che noi troviamo nel testo ebraico, esprime anche in altri contesti, si possa considerare questa pienezza di creazione come molto bella e molto buona. Quindi con la considerazione che una volta creato l'essere umano nella duplicità uomo-donna si sia arrivati al culmine della creazione e il dato lo ce lo dice, si sottolinea la bellezza e la bontà di quello che si è realizzato. E questo in poche osservazioni, spero non troppo confuse, il riferimento al primo racconto circa la creazione. Una creazione che, come abbiamo visto, è chiamata ad essere creazione dell'essere umano, che è chiamato a conoscersi, è chiamato a entrare in relazione, l'uomo e la donna e l'uomo, in una prospettiva in cui, nel momento nel quale il rapporto è sviluppato tra i due, nello stesso tempo la cura fondamentale e contestuale è la cura allo sviluppo del creato. Questo discorso viene proposto in forma in qualche modo sovrapponibile, ma per tanti aspetti anche diversa, nel secondo racconto, il racconto, come dicevo, più antico dei due. Il racconto che inizia al capitolo 2, verso 4b, che trovate appunto con l'attacco quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, e voi certamente potrete notare quanto ci sia una giuntura di carattere letterario abbastanza scoperta tra la fine del primo racconto al verso 4a, queste le origini del cielo e della terra quando vennero creati, che riassume in buona sostanza quanto nei versetti precedenti è stato proposto, e successivamente abbiamo l'attacco di questo secondo racconto. Un attacco in cui, ed è molto interessante, di fronte a un racconto precedente che viene considerato un racconto bagnato per una sorta di presenza effettiva di una dimensione di vegetazione, lussureggiante per certi aspetti, questo secondo racconto da alcuni interpreti viene definito un racconto asciutto. Il testo dice al verso 5b: il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo, e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Un inciso importante per dare questo riferimento al essere presente dell'acqua dei fiumi che da questo momento in poi il testo ci presenterà. Ecco, in questo racconto vi sono una serie di osservazioni analogamente formidabili rispetto a quelle che abbiamo appunto brevemente visto in precedenza. Anzitutto, come viene realizzato l'essere umano? Ecco, ho molto insistito su questa dicitura, tante traduzioni rendono essenzialmente il termine con il vocabolo uomo, perdendo la distinzione fondamentale che l'ebraico crea, anche in altre lingue questa distinzione c'è, ma in ebraico in particolare, tra l'essere umano Adam e l'essere umano come maschio. Il testo ebraico dice, utilizza l'espressione, il vocabolo Ish. Ecco, come viene plasmato? Il Signore Dio, verso 7, plasmò l'essere umano con polvere del suolo, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'essere umano divenne un desiderio vivente. Nella Bibbia, direi nella retorica antica in generale, specificamente nei testi biblici, l'articolazione retorica ha tre affermazioni, 1, 2, 3,
in cui la terza affermazione è culminante rispetto alle altre due, ritorna un numero svariato di volte. E in questo caso noi notiamo che l'affermazione culminante è: l'essere umano divenne un desiderio vivente. Perché tradurre così? Allora, il materiale con cui l'essere umano viene plasmato è la crosta superficiale più fine dell'argilla. L'alito di vita che viene soffiato nelle narici dell'essere umano gli dà la possibilità di vivere a partire da una scelta divina. E in ultima analisi l'essere umano diviene, e qui c'è un sostantivo in ebraico bellissimo, con una pluralità di significati particolarmente rilevante, che dà come comune denominatore l'apertura alla vita. Da qui la scelta, giustamente discutibile quanto altre, che ho proposto, cioè divenne un desiderio vivente, divenne un'apertura alla vita particolarmente significativa. E in questo quadro notiamo come, dopo che il Signore Dio pianta un giardino nel giardino di Eden, dopo alcuni versi che per ragioni di brevità superiamo, al verso 15 il testo ci dice: il Signore Dio prese l'essere umano, lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Coltivazione e custodia. Coltivazione che nel verbo ebraico è anche culto, nel senso di cultura, ma anche nel senso di attenzione generale, globale, e custodia, che nel verbo ebraico è anche l'espressione che viene utilizzata per l'osservanza della Torah. Quindi, in buona sostanza, nella tradizione giudaica, nella tradizione biblica primo testamentaria, l'essere umano è collocato nel giardino di Eden per dare sviluppo al creato e per custodire, tutelare questo sviluppo e l'esistenza stessa del creato. E quello che è interessante è che nel passaggio successivo, che poi adombra il capitolo terzo con quella che è la disobbedienza dei due progenitori nei confronti di Dio e l'uscita dei due progenitori dal giardino di Eden, quello che noi vediamo è, dal verso 18 in poi, il secondo racconto con la seconda modalità, potremmo dire così, di creazione dell'essere umano. Meglio, il completamento della creazione dell'essere umano, cioè la creazione della donna. Al verso 18 il testo dice: non è cosa bella e buona che l'essere umano sia solo, gli voglio fare un partner capace di aiutarlo e di fronteggiarlo. In alcune traduzioni italiane recenti noi abbiamo scelte del tipo: un aiuto che gli sia simile o un aiuto che gli corrisponda. Ecco, ma l'ebraico esprime nelle due strutture, una di carattere nominale e una di carattere avverbial preposizionale, un'idea doppia, molto interessante. L'idea di un sostegno, di un supporto, di un aiuto profondo, e nello stesso tempo l'idea del fronteggiamento, del mettersi di fronte, del mettersi non soltanto accanto ma anche davanti. Dunque l'idea di un sostegno che nello stesso tempo è un sostegno capace di una dialettica, di un confronto, di una discussione. Da qui appunto questa espressione certamente non del tutto soddisfacente: un partner capace di aiutarlo e di fronteggiarlo. Ora, nel quadro di questo racconto, molti dei presenti certamente lo conoscono, notiamo come all'essere umano è chiesto di aiutare il Signore Dio nella creazione dando il nome a tutto il creato. E biblicamente parlando, dare il nome significa dare pienezza alla creazione, dare compiutezza alla creazione. Il testo ritorna più volte nei versi successivi su questa funzione, su questo compito che l'essere umano creato svolge, e nonostante questo svolgimento, in ogni caso non viene trovato alcun partner capace di aiutarlo e di fronteggiarlo, lo dice il verso 20b. A questo punto abbiamo uno dei testi più controversi e interpretati nella storia della lettura biblica. Il Signore Dio fece scendere un torpore sull'essere umano che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio realizzò con la costola che aveva tolta all'essere umano una donna e la condusse all'essere umano. Allora l'essere umano disse: questa volta è lei carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. Ella sarà chiamata donna perché dal maschio ella è stata tolta. Allora, molto potremmo dire,
e toglierei tutto il tempo che le colleghe e i colleghi legittimamente avranno per le loro esposizioni. Quindi nessuno si preoccupi, mi limiterò a due battute. Ma quello che è interessante è vedere come in questa dimensione, al di là della narrazione molto vivida, molto vivace, di questa sorta di operazione chirurgica sotto anestesia, quello che è il dato fondamentale è notare come chi viene creato è dello stesso materiale di chi già è stato creato. Ma dei due progenitori, il primo che arriva a compiutezza di creazione, cioè il primo a cui viene dato un nome compiuto, non è il maschio, è la donna. Il testo lo dice molto chiaramente. Per secoli abbiamo insistito in varia forma sulla subordinazione della donna per il fatto di essere stata realizzata con una costola dell'uomo già creato. Basta vedere il testo, leggere con attenzione anche solo questa modesta traduzione italiana per rendersi conto che quel tipo di prospettiva non è fondata su una lettura attenta di quello che la parola biblica ci offre. Il dato fondamentale qual è? Che i due creati a questo punto, esistenti l'uno per l'altra, sono dello stesso materiale e colui che è poi chiamato maschio può prorompere in questa affermazione, in questa esclamazione, ma semplicemente non per poter vantare qualche primogenitura o qualche posizione di superiorità, ma semplicemente perché in questa forma egli ribadisce solo di essere praticamente dello stesso materia di colei che è stata plasmata. E il testo si conclude, e vado a terminare il mio intervento, con questo folgorante versetto 24. Per questo un maschio lascerà suo padre e sua madre e si unirà strettamente alla sua donna e i due verranno ad essere una carne sola. Tre affermazioni ancora una volta. Un trittico in crescita ascendente. Un maschio lascerà suo padre e sua madre, e sappiamo bene che nella tradizione ebraica ancora oggi è la donna che lascia la casa di padre e madre per andare nella casa del maschio, quindi questo è un testo completamente rovesciato rispetto a questa prospettiva più comune e tradizionale. Si unirà strettamente alla sua donna, un'unione in cui tutta la dimensione umana, fisica, intellettuale, globale è in gioco, senza nessun tipo di fobia di carattere sessuale o di altro genere. E il testo si conclude con questa fondamentale formulazione: i due verranno ad essere una carne sola. I due verranno a essere quindi non una carne sola pensando a colui che, o a colei che verrà al mondo dalla loro unione, ma una carne sola come relazione fondamentale tra i due che inizia e si sviluppa in una progressione che non lo dà come un dato acquisito una volta per tutte, ma che si sviluppa in una sorta di crescita progressiva. Concludendo questo breve intervento, che cosa possiamo dire? All'interno di questi versi così ricchi di stimoli, di riferimenti, di suggestioni, il dato fondamentale che emerge è molto chiaro. È un dato nel quale, nel rapporto mutuo tra un uomo e una donna, tra una donna e un uomo, la pienezza di creazione avviene nel momento in cui i due sono in rapporto tra loro nell'attenzione, sviluppo e custodia del creato in cui sono immersi. Quindi all'umanità, secondo il redattore biblico, vari secoli prima di Cristo, il dato di riferimento fondamentale è duplice. La fondamentale rilevanza della relazione mutua e interattiva tra i due progenitori all'interno di un'attenzione contestuale, possiamo dirlo ripetutamente, a quello che è la realtà del creato, a quella che è lo sviluppo della creazione nella sua totalità così ampia. E a questo proposito mi pare molto interessante concludere leggendo un brano di Laudato Si, un brano che appunto risale al numero 66 di Laudato Si. Papa Francesco nel 2015, nel giugno 2015, pubblicò il testo in cui tra l'altro si legge, e siamo nella parte alta del fascicolo, della pagina che tutti noi possiamo vedere in questo momento. I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, nel loro linguaggio simbolico e narrativo, profondi insegnamenti sull'esistenza umana e la sua realtà storica. Questi racconti suggeriscono che l'esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali, strettamente connesse: la relazione con Dio,
quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. Peccato che, etimologicamente parlando, nella Bibbia significa prevalentemente mancare il bersaglio fondamentale della propria vita, mancare l'obiettivo essenziale della propria esistenza. Il Papa conclude: l'armonia tra il Creatore, l'umanità e tutto il creato è stata distrutta per aver noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. E di creature a tutti i livelli, vari secoli dopo, siamo appena oltre l'inizio del secondo millennio, ha parlato per esempio Francesco d'Assisi. E a questo punto, con grande piacere, cedo la parola a padre Mauro Iori. Allora, io voglio parlarvi di San Francesco, voglio parlarvi di come il Papa vede Francesco e soprattutto del Cantico delle Creature. San Francesco viene considerato e celebrato quale patrono dell'ecologia, una nomina che avvenne nel 79 da parte di Giovanni Paolo II. È un fatto importante, ma nel medesimo tempo vanno evitate certe sdolcinature che hanno fatto di San Francesco, oppure continuano a farne, un ippi ante litteram. Papa Francesco, per la sua enciclica sull'ecologia, ha scelto quale incipit le parole del Cantico di Frate Sole, le parole che danno inizio ad ogni lassa, no? Laudato siemi Signore per Frate Sole, per Sora Luna e le stelle, per, no? Laudato sie, laudato sie. E ha dedicato alcuni numeri iniziali dell'enciclica a San Francesco. È interessante e significativo il fatto per cui il Papa, nelle sue lettere encicliche, si pensi anche a quella più recente, Fratelli Tutti, si richiami al Santo di Assisi e onori così il nome che ha scelto come pontefice. D'altronde, lo ribadisce lui stesso nell'introduzione dell'enciclica, quando scrive al numero 10: non voglio procedere in questa enciclica senza ricorrere a un esempio bello e motivante. Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di un'ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. E il Papa prosegue dicendo: è il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò un'attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Non dimentichiamo che Francesco si è convertito al momento in cui si è aperto ai lebbrosi. E il Papa dice: era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Fin dall'inizio il Papa ci tiene a sottolineare come in San Francesco vi sia un approccio ampio, a tutto campo, verso Dio, le persone, specialmente i poveri, e tutte quante le creature. Difatti, scrive ancora il Papa, la sua testimonianza, evidentemente quella di San Francesco, ci mostra che l'ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte e della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano. E di Francesco dice: chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella. E qui il Papa pone subito in guardia il lettore da quella che potrebbe essere una interpretazione distorta dell'atteggiamento di San Francesco e scrive: questa convinzione, cioè il fatto
di chiamare fratello e sorella ogni genere di creatura, non può essere disprezzata come un romanticismo irrazionale perché influisce sulle scelte che determinano il nostro comportamento. Se noi ci accostiamo alla natura e all'ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti, dice il Papa, saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. La povertà e l'austerità di San Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale, una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio. In seguito, Papa Francesco fa risaltare come il poverello guardasse alla natura come a un libro aperto sulle prerogative di Dio stesso. Allora va da sé che un libro tanto prezioso va accolto e custodito con somma attenzione. La domanda che ci si può porre a questo punto potrebbe essere la seguente: cosa ha spinto Papa Francesco a ispirarsi al santo di Assisi per scrivere l'enciclica Laudato Si? Che ciò sia dovuto al semplice fatto che il poverello d'Assisi è l'autore del Cantico delle Creature? In realtà Bergoglio ha scavato molto più a fondo nel pensiero francescano. Proviamo allora ad andare a scoprire come è nata questa ispirazione, così utile alla stesura dell'enciclica ecologica. Il pontefice scrive quasi all'inizio del documento, senza giri di parole: credo che Francesco sia l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di un'ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia. L'interessamento dei papi per San Francesco quale ispiratore di un'attenzione particolare nei confronti della salvaguardia del creato non ha avuto inizio solo a partire da Papa Francesco, ma è già iniziato con Papa Giovanni Paolo II, che lo ha proclamato, come accennavo inizialmente, patrono dell'ecologia. Vediamo di percorrere brevemente questo itinerario. La proclamazione quale patrono dell'ecologia da parte di Giovanni Paolo II è stata innanzitutto il riconoscimento da parte del magistero ecclesiale che l'assisiate Francesco era diventato simbolo della cura per l'ambiente. Inoltre, e questo mi pare importante, il Papa, venuto dal blocco sovietico, sapeva che vi erano temi trascurati dai cattolici e portati avanti, a volte in modo strumentale, da altri, ma prescindendo se non persino contrapponendosi alla dimensione religiosa dell'uomo. Proclamando il santo di Assisi patrono dell'ecologia, ha in contemporanea richiamato tutti a non dimenticare la dimensione trascendentale dell'ecologia e ha richiamato i cattolici a riconoscere che la salvaguardia del creato è un aspetto importante della vita cristiana. Papa Francesco riprende da Giovanni Paolo II il legame tra San Francesco e l'ecologia, ma in un contesto storico diverso, in cui il mercato senza regole e il consumo senza etica la fanno da padroni con gravi conseguenze. L'operazione del Santo Padre è dunque di innestare il messaggio francescano nell'attualità del terzo millennio, facendo evolvere la sua riflessione verso la nuova nozione di ecologia integrale. E difatti il Papa dice: la testimonianza di San Francesco ci mostra anche che l'ecologia integrale richiede apertura
verso le categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano. Ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato e predicava persino ai fiori e li invitava a lodare e amare il Dio come esseri dotati di ragione. Se questo è quanto i papi hanno colto di San Francesco, cosa ci dicono a tal proposito gli storici? Si tratta di un'appropriazione corretta o meno? Allora vi voglio proporre quanto ha scritto André Vaucher, uno dei grandi storici francesi, che ha fatto un approccio a San Francesco, come dire, all'uomo Francesco, no? E all'uomo che ha inciso sulla storia. E André Vaucher scrive: uno dei tratti originali della personalità di Francesco è senza dubbio la sua familiarità con la natura e gli animali. E si chiede, chi non ha sentito parlare della sua predicazione agli uccelli, così spesso rappresentata nella pittura medievale o del lupo di Gubbio? E uno dei suoi scritti, a giusto titolo, più famosi, non è forse il Cantico di Frate Sole, in cui si esprime una versione spirituale e al tempo stesso lirica della creazione, che ne fa un capolavoro della poesia italiana del Medioevo? E poi Vaucher ricorda che fu soprattutto nell'Ottocento che ci fu una riscoperta di San Francesco, ma si vide Francesco più che altro come il precursore del Rinascimento. Alcuni l'hanno presentato addirittura come un nuovo Orfeo. L'autore André Vaucher prosegue dicendo: già lo sappiamo, questa visione estetizzante di un Francesco amante della natura, che trova in essa la sua pienezza, non resiste alla verifica documentaria, anche se ciò non significa che il suo rapporto con la creazione non fosse innovatore sotto diversi punti di vista. E allora facciamo ancora un passo indietro, vediamo come lo ricorda e lo scrive Tommaso da Celano, il suo primo biografo. E immaginate, Tommaso da Celano scrive la sua prima vita nel 1228, quindi vuol dire che era appena 2 anni dopo la morte di San Francesco. E scrive così: e quale estasi, pensi, gli procurasse la bellezza dei fiori quando ammirava le loro forme e ne aspirava la delicata fragranza? Se vedeva distese di fiori, si fermava a predicare loro e li invitava a lodare il Signore come esseri dotati di ragione. Allo stesso modo le messi e le vigne, le pietre e le selve e le belle campagne, le acque correnti e i giardini verdeggianti, la terra e il fuoco, l'aria e il vento, con semplicità e purità di cuore, invitava ad amare e a lodare spontaneamente il Signore. Ed è ancora Tommaso da Celano nella vita prima che dice: e finalmente chiamava tutte le creature con il nome di fratello e sorella, intuendone i segreti in modo mirabile e noto a nessun altro, perché aveva conquistato la libertà della gloria riservata ai figli di Dio. Poi, nella seconda vita di San Francesco, scritta più tardi, lui racconta che non voleva che i frati, tagliando un albero, lo tagliassero fino in fondo perché potesse rispuntare, che l'ortolano doveva lasciare un tratto dell'orto incolto, perché anche quelle che noi chiamiamo erbacce, ma non esistono erbacce, no? Che ogni erba potesse, come dire, svilupparsi, anche i fiori che chiamiamo selvatici, che tutti i fiori potessero svilupparsi. Si dice che raccoglieva i piccoli vermi lungo le strade, che voleva che alle api durante l'inverno si somministrasse del miele e anche dell'ottimo vino, perché non muoiano di nebbia nel rigore dell'inverno. E ancora che chiama tutti fratello e sorella.
Ma la questione più fondamentale, secondo me, è chiederci: ma a che cosa si rifà Francesco? Qual è il fondamento di questo modo di approcciare tutta la realtà? Io ritengo sia stata in primo luogo la scelta della povertà evangelica. Questa povertà vissuta con grande fiducia nell'Altissimo. È stata essa ad aver reso possibile questa eccezionale capacità di cogliere con gratitudine la bellezza di tutte le realtà create. Francesco è il povero che sa valorizzare ogni cosa, che è cosciente di dipendere dal calore del sole, dall'aria che respira, dall'acqua che beve, dal sostentamento che gli procura la madre terra. Ciò spiega anche il fatto per cui il senso della gratitudine è molto radicato in lui. È convinto che tutti i beni provengono da Dio, per cui è indispensabile rendergli lode e grazie per ogni cosa. E di questo è talmente persuaso da giungere a tacciare di ladro, dico ladro, chi non lo fa. Perché ladro? Perché si appropria di una cosa che non gli appartiene. Allora, vediamo ora di ripercorrere le strofe che inizialmente costituivano il testo del cantico di Frate Sole o delle creature, tralasciando quelle aggiunte in seguito, sempre da San Francesco, in circostanze diverse, quella sulla pace, quando riuscì a mettere pace tra il vescovo Guido e il podestà di Assisi, e quella sulla morte, fatta, come dire, dettata poco prima della sua morte. Ebbene, il testo è questo: Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laudi, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A te solo Altissimo se confane, e nullo uomo ne degno tementovare. Laudato sia mi Signore con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate Sole, lo quale è giorno ed allumini noi per lui, ed ole bello ed radiante con grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato sia mi Signore per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite ed preziose ed belle. Laudato sia mi Signore per frate vento, e per aere, ed nubilo, ed sereno, ed omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia mi Signore per sora acqua, la quale è molto utile, ed umile, e preziosa, ed casta. Laudato sia mi Signore per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, ed è lo bello, ed iocundo, ed robustoso ed forte. Laudato sia mi Signore per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta ed governa ed produce diversi frutti con coloriti flori ed erba. Nel cantico è evidente che la proposizione per, no, laudato sia mio Signore, per frate vente, per sora acqua, per frate fuoco, per sora nostra madre terra, che questa proposizione per ha duplice significato. Se da un lato esprime gratitudine per il fatto che queste creature ci sono date, che sono un dono, dall'altro assume anche la valenza di attraverso, cioè che attraverso di loro, il sole, la luna, le stelle, all'Altissimo giunga tutta la lode che gli spetta. Ma c'è di più. C'è una dimensione ulteriore di cui tener conto. E qui mi piace citare Jacques Delarin, che è uno dei massimi studiosi di San Francesco attuali. Lui scrive, e cita un mio confratello carissimo, Giovanni Pozzi ha sicuramente toccato il cuore pulsante del poema quando ha suggerito che se l'uomo è ridotto al silenzio, difatti abbiamo sentito, e nullo uomo è ne digno tementovare. Quindi se l'uomo è ridotto al silenzio e se le creature non sono agenti ma semplici strumenti attraverso,
No, semplici strumenti della lode, l'unico possibile vero autore è il creatore stesso. È lui che si loda per mezzo delle sue creature, così come a lui, come è lui a rischiararci per mezzo del sole o del fuoco. Quindi, immaginate, Francesco si avvicina alle creature con grande rispetto e ammirazione. È consapevole del loro ruolo fondamentale per la vita di ciascuno di noi. Il sole e la luna sono i grandi luminari che ritmano l'alternarsi del giorno e della notte. L'aria è indispensabile per il respiro, l'acqua è la portatrice di vita, il fuoco illumina la notte e riscalda, la terra ci sostiene con i suoi numerosi frutti. Vivendo un atteggiamento di profonda gratitudine, Francesco inizia il suo cantico rivolgendosi all'Altissimo, dal quale provengono tutti questi beni. Gli rende grazie e invita le creature stesse a far giungere al Creatore la lode, la gloria, l'onore e ogni benedizione. Ma è pure consapevole della incommensurabilità che intercorre tra il suo proposito di lode e quanto va realmente dato all'Altissimo Onnipotente Buon Signore. È questa la ragione per cui ricorre alla formula che chiede a Dio che sia lui stesso a procurarsi la lode adeguata attraverso le sue creature. Difatti, e questo fa parte della tradizione antica, Sant'Agostino ci ricorda che Dio non può essere lodato quanto merita se non da se stesso. Comprendiamo allora perché San Francesco ricorra al passivo teologico che incontriamo anche nel Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Ma c'è ancora una riflessione che vorrei proporvi, e cioè in quali circostanze San Francesco ha composto il suo cantico. Non certamente in una bella mattinata di sole, avendo davanti agli occhi un campo di grano trapuntato di papaveri rossi, come se ne vedono in Toscana e in Umbria. Le fonti ci dicono che compose queste strofe mentre stava presso San Damiano, la residenza delle povere dame di Santa Chiara, in una celletta preparata appositamente per lui, al riparo dalla luce del sole, perché il dolore agli occhi non gli permetteva di sopportarla, inoltre vi erano i topi che lo molestavano. E questo deve essere stato nel 1225, e noi sappiamo che muore il 3 di ottobre del 26, quindi alla fine della sua vita. Ma vediamo di nuovo cosa scrive Tommaso da Celano nella vita prima. Scrive così: una notte, essendo sfinito più del solito per le gravi e diverse molestie delle sue malattie, cominciò nell'intimo del suo cuore ad avere compassione di se stesso. Ma affinché lo spirito, sempre pronto, non provasse neppur per un istante alcuna debolezza umana per il corpo, invocò Cristo e con il suo aiuto tenne saldo lo scudo della pazienza. In quella circostanza compose alcune lodi delle creature, in cui le invitava a lodare come è loro possibile il Creatore. Così Tommaso da Celano. E un'altra fonte, la compilazione di Assisi, ci dà qualche notizia in più. Cito: il Beato Francesco soggiornò a San Damiano per 50 giorni e più. Non essendo in grado di sopportare di giorno la luce naturale, né durante la notte il chiarore del fuoco, stava sempre nell'oscurità in casa e nella cella. Non solo, ma soffriva notte e giorno così atroce dolore agli occhi che quasi non poteva riposare e dormire, e ciò accresceva e peggiorava queste e altre infermità. E poi la compilazione ci parla proprio dei topi, no? Doveva essere infestata di topi quella casa, e che i topi gli passavano sopra, che anche quando si metteva a mangiare c'era qualche topo che arrivava sul piatto. Il racconto prosegue riferendosi in una di quelle notti, pregando, Francesco ottenne da Dio la certezza che lui sarebbe entrato nel regno. Ed ecco cosa disse ai suoi frati in quell'occasione, no? Cioè quel momento in cui trova pace in se stesso
malgrado tutte le malattie, malgrado tutte le difficoltà che lo stanno provando, lui si rivolge ai frati in questi termini: voglio quindi, a lode di lui e a mia consolazione, e per edificazione del prossimo, comporre una nuova lauda del Signore riguardo alle sue creature. Ogni giorno usiamo delle creature, e senza di loro non possiamo vivere, e in esse il genere umano molto offende il Creatore. Di questo era consapevole anche Francesco. E ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio e non ne diamo lode come dovremmo al nostro Creatore e datore di ogni bene. E postosi a sedere, si concentrò a riflettere e poi disse: Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, e così via. E vi fece sopra la melodia che insegnò ai suoi compagni. Non solo lo recitavano, ma lo cantavano. Ecco, per me è importantissimo, per capire veramente Francesco, avere davanti agli occhi il momento in cui lui compone il suo Cantico delle Creature. Non lo fa in un momento in cui di entusiasmo, ma lo fa come un'affermazione alla fine della sua vita, lo fa in un momento in cui tutto è buio, ma si direbbe che il cuore è ancora aperto. E in fondo è un vero atto, un atto di fede. E questo rende grande San Francesco, sia dal punto di vista, veramente dal punto di vista letterario è una cosa, ma anche come uomo, come uomo, la maturità, la grandezza del suo cuore. Allora concludo. Ai tempi di Francesco non si parlava ancora di inquinamento atmosferico o della scomparsa galoppante della biodiversità. L'uomo era cosciente che senza la natura non poteva sopravvivere. Essa ci sostenta e governa. La venerava come una madre e si sentiva parte di essa. Cupidigia e avarizia segnavano la vita degli esseri umani anche ai tempi di Francesco. Ciò nonostante, la natura non veniva considerata quale un bene da sfruttare e manipolare a piacimento. Difatti, Francesco una volta ebbe a dire, lo cito prima in latino, ubi paupertas cum letizia, ibi nec cupiditas nec avarizia. Cioè, dov'è povertà con letizia, vissuta gioiosamente, ivi non è cupidigia né avarizia. E chi vive consapevolmente, con riconoscenza, in stretto legame con la natura, cresce anche umanamente. E quindi non si lascia prendere, così dire, la cupidigia di avere tutto solo per sé, e non si lascia nemmeno prendere dall'avarizia che non gli permette di condividere. Quindi ha fatto bene Papa Francesco a ricordarci come San Francesco d'Assisi sia in grado ancora oggi di ispirarci un comportamento rispettoso nei confronti della natura e di farlo in maniera integrale. E citazione ultima nell'enciclica Fratelli Tutti, quindi l'ultimissima, al numero 49, di nuovo cita San Francesco dicendo: San Francesco d'Assisi ha ascoltato la voce di Dio, ha ascoltato la voce del povero, ha ascoltato la voce del malato, ha ascoltato la voce della natura. E tutto questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero che il seme di San Francesco cresca in tanti cuori. Grazie per il vostro ascolto. Abbiamo ascoltato Padre Iori, abbiamo avuto modo di approfondire brevemente testi, fonti, radici da, potremmo dire, vari secoli prima di Cristo al XII-XIII secolo dopo Cristo e arrivando al XXI, cioè al secolo che noi tutti stiamo abitando, è particolarmente interessante vedere quanto esattamente nella enciclica Fratelli Tutti Papa Francesco scrive. Siamo al numero 87. In continuità con quanto abbiamo ascoltato sinora, mi pare che questa riflessione ci porti effettivamente a continuare la nostra serata nel passaggio dall'antichità imprescindibile, sia pure nei termini frammentari che abbiamo potuto considerare, ma in una logica di
fondamento che appunto guarda a questi agganci come delle basi importanti per tutti, proprio nella riflessione che Papa Francesco fa. Dicevo, al numero 87 di Fratelli Tutti, il testo recita così: un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza se non attraverso un dono sincero di sé. E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell'incontro con gli altri. Citando Gabriel Marcel, non comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con l'altro. Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell'autentica esistenza umana, perché, citiamo Papa Francesco in un Angelus del 10 novembre 2019, la vita sussiste dove c'è legame, comunione e fratellanza. Ed è una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c'è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a se stessi e di vivere come isole. In questi atteggiamenti prevale la morte. Ecco, in questa logica di rapporto tra la vita e la morte, a partire dalle responsabilità che ciascuno di noi può avere, guardando con speranza, con apertura di cuore e di mente al futuro, in quella logica di contemplazione della natura che il Cantico delle Creature ci ha proposto, cedo molto volentieri la parola a Benedetta Rigotti, che sarà il tramite, il riferimento e che ci accompagnerà nel passaggio dalle fonti dell'antichità lontana e vicina alla contemporaneità, con tutte le sue ricchezze, con tutte le sue positività e con tutte le difficoltà che essa porta con sé. Quindi cedo la parola a Benedetta, ringraziando ancora tutti coloro che ci hanno ascoltato sinora per la loro attenzione. Dopo aver ascoltato cose straordinarie in precedenza, cercheremo di raccontarvi qualcosa di ciò che è accaduto lo scorso fine settimana ad Assisi, in streaming da Assisi in realtà. Io sono Benedetta Rigotti, responsabile della comunicazione dello CST. Come sapete, lo CST è l'organizzazione cristiano-sociale ticinese, il sindacato più grande del nostro piccolo Ticino. In questa avventura abbiamo collaborato con Alliance Sud e questa sera potremo ascoltare le testimonianze di quattro giovani che hanno partecipato attivamente a Economy of Francesco. Per rompere il ghiaccio interverrà Letizia Bernaschina, che è collaboratrice di Alliance Sud a Lugano. Lei, dopo una breve descrizione dell'evento di Economy of Francesco, ci illustrerà la famosa ciambella, cioè il modello dell'economista Kate Raworth, di cui tanto si è parlato in questi giorni ad Assisi, come strumento per affrontare la transizione verso un sistema economico più sostenibile dal punto di vista sia sociale che ambientale. Passo a te la parola, Letizia. Grazie mille, Benedetta. Grazie a tutti e grazie a chi ha già parlato finora per i belli interventi. Comincerò spiegando appunto che cos'è l'evento Economy of Francesco, che appunto è un evento internazionale che si sarebbe dovuto tenere inizialmente a marzo, dal 26 al 28 marzo di quest'anno, e che è stato rimandato proprio per via della pandemia, ovviamente. Però il bello è che si è trasformato in qualcos'altro, si è trasformato in tantissimi incontri online, alcuni non erano aperti al pubblico e quindi erano tra di noi giovani, e altri invece erano dei webinar che sono stati diffusi anche su YouTube. Quindi se voi scrivete Economy of Francesco su YouTube troverete tutta una serie di webinar fatti da esperti internazionali di discipline diverse, economisti, antropologi, veramente di tutto. E io personalmente l'ho trovato molto arricchente. E dicevo appunto che i giovani invece si sono trovati tra di loro, perché appunto lo scopo di questo evento era di riunire i giovani e di farli riflettere su come vorrebbero che fosse l'economia. E Papa Francesco ha lanciato questo appello quindi a economisti, a imprenditori, a accademici e anche a quelli che ha chiamato i change makers, diciamo chiunque si senta che nel suo piccolo può contribuire a un'economia più sostenibile, a un'economia che Papa Francesco ha chiamato un'economia con un'anima.
E per l'appunto faccio parte anch'io dei change makers, proprio perché non sono né imprenditrice né economista, ma attraverso il mio impegno nella società civile, proprio perché lavoro per un'organizzazione non governativa, Alliance Sud, ho deciso di prendere parte a questo evento. E siamo stati in oltre 2000 a partecipare e appunto ci siamo divisi in 12 villaggi tematici. E dopo i ragazzi che si presenteranno dopo ovviamente diranno di quale villaggio hanno fatto parte. Tramite questi villaggi abbiamo potuto dibattere fra di noi su varie tematiche e nel mio caso si trattava del villaggio Business in Transition, quindi imprese in transizione. E diciamo che io volevo iniziare dandovi una visione globale, una visione un po' diciamo dell'economia che vorremmo. E niente, allora vi spiego un po' chi è questa Kate Raworth. Allora, lei è un'economista, si definisce una renegade economist, nel senso che esce un po' da quello che è il modello tradizionale, il modello un po' dominante in questo momento nell'economia. Perché? Perché in pratica lei denuncia o comunque critica quello che è un'economia solo per la crescita. Lo spiega attraverso due metafore, una metafora che appartiene all'economista americano Rostov, che è un economista che ha prodotto un modello negli anni 60, in cui spiega lo sviluppo dei paesi tramite l'esempio dell'aeroplano. Cioè lui dice che un paese sviluppandosi appunto prepara il suo aereo, è sulla pista di atterraggio, decolla ed è in volo, e questo vuol dire essere il più sviluppato, crescere continuamente. E ovviamente lo sappiamo tutti, al giorno d'oggi tutti i paesi cercano questa crescita. Ogni anno il PIL, il prodotto interno lordo di un paese, deve essere sempre di più, non può essere lo stesso dell'anno precedente. E Kate Raworth invece dice, ma perché non usiamo una metafora diversa? In fondo un aeroplano non può mai fermarsi. No, scusate, nel senso, nel modello di Rostov questo aeroplano non si poteva mai fermare. E invece lei dice, ma lasciamo perdere completamente l'aeroplano, prendiamo un albero. L'albero è un esempio molto bello perché anche un albero cresce, quindi c'è assolutamente la dimensione della crescita, ma a un certo punto si ferma. Si ferma perché sa che deve anche dare spazio agli altri alberi che ha intorno a sé. E questo non vuol dire che smetta di dare frutto, anzi continua ogni anno a fiorire, appunto a dare frutto, a dare il suo contributo all'ecosistema. Appunto lei prende la natura come esempio proprio perché si sa, in natura se un essere prende il sopravvento su tutti gli altri, questo ecosistema farà fatica, addirittura potrebbe scomparire. Invece l'albero ha questa saggezza di dire io non vado oltre, prendo quello che è il necessario. E appunto lei lo spiega molto bene tramite il suo modello, che è l'economia della ciambella. L'economia della ciambella dovete immaginarvela come un cerchio, letteralmente. All'esterno di questo cerchio mettiamo... diciamo le questioni ambientali, quello che è il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità. Ecco, noi non dobbiamo sforare al di fuori del cerchio, quindi non dobbiamo superare i limiti ambientali. Allo stesso tempo, visto che stiamo parlando di una ciambella, quindi abbiamo un buco centrale, diciamo che nel cerchio interno della ciambella Kate Raworth spiega che bisogna pensare lì i limiti sociali. Si intende tutto quello che ha a che fare con la parità di genere, la povertà, l'accesso a un reddito equo. E appunto lei dice nessun essere umano dovrebbe poter cadere in questo buco. L'importante quindi è rispettare gli equilibri della socialità e dell'ambiente. Per noi come Alliance Sud questa teoria è molto giusta, proprio perché rispetta un tema che a noi è molto caro, che è quello delle disuguaglianze. Ci sono molti esempi di ambiti sociali come l'acqua, il reddito, l'istruzione... E all'esterno invece vedete gli ambiti ambientali. E giustamente, come c'è scritto, l'interno della ciambella è lo spazio sicuro e giusto per l'umanità, in cui si può sviluppare un'economia inclusiva e soprattutto anche che duri nel tempo, perché l'idea è proprio questa. La ciambella non è un modello per fare beneficenza, ma un modello che rispetta gli equilibri, e rispettando questi equilibri anche noi possiamo prosperare. Anzi, saremmo tutti meglio, diciamocelo. È molto importante ricordarsi queste cose perché ne abbiamo parlato tanto a Economy e Francesco. Abbiamo cercato di dirci ma come vorremmo che l'economia sia, e assolutamente sono fuoriuscite sia le tematiche ambientali che le tematiche sociali. Quindi ognuno nel suo villaggio ha cercato di sviluppare questi temi e di portare delle risposte.
Quindi io adesso con molto piacere lascio la parola ai miei colleghi e li lascio raccontare un po' quello che è stata la loro esperienza. Grazie di cuore, Letizia. Adesso darei la parola ad Andrea Puglia, alla sua testimonianza. Andrea è sindacalista ed è responsabile dell'ufficio frontalieri del sindacato CST. Grazie Benedetta, grazie di questo prezioso invito, buonasera a tutti. Sarò rapido e diretto. Il primo elemento che mi ha molto colpito dell'economia di Francesco è che i giovani sono stati davvero messi al centro di questo evento, non solo perché partecipavano giovani, quindi per accreditarsi bisognava essere giovani, e non solo nemmeno per i villaggi, molto preziosi e comunque importanti, che si sono svolti, ma proprio anche per la modalità con cui poi si è svolto l'evento sulla tre giorni. Io sono rimasto molto colpito e affascinato dal fatto che i relatori, invitati a vari incontri ed erano relatori di assoluta eccellenza, sono stati proprio intervistati dai giovani, e c'erano un po' i responsabili dei vari villaggi, i responsabili dei vari gruppi di lavoro che intervistavano proprio i relatori. Quindi davvero non solo la persona al centro, ma davvero il giovane al centro. E mi ha colpito molto anche constatare nei giovani, nei compagni di lavoro, proprio un desiderio di mettere le mani in pasta, di applicare concretamente quello che ci si diceva e quello che anche i vari relatori dicevano, con uno spirito ideale vivissimo, e che il Covid non solo non ha svilito, ma anzi ha rilanciato. Come ha detto prima molto bene Letizia, il Covid poteva spazzare via questo evento, al contrario l'ha reso ancora più fertile, nonostante siamo stati costretti ad una modalità che ha imposto una certa distanza interpersonale. Mi ha colpito molto riscoprire l'attualità della dottrina sociale della Chiesa, cioè quindi vedere che non è una disciplina, una materia morta, ma appunto in continuo divenire. E da questo punto di vista, anche internamente, come OCST, proprio riassistendo a questo evento è rinato il desiderio di mettere al centro la dottrina sociale nella Chiesa anche nei nostri percorsi di formazione, che tra l'altro appunto Benedetta insieme a me spesso organizza per i nostri collaboratori. E per finire, prima di parlare poi del mio villaggio specifico, mi ha colpito la dimensione ecumenica che ha avuto l'evento. Basti pensare che il presentatore, nel senso il ragazzo che poi conduceva un po', no, da remoto i vari incontri, era musulmano, è musulmano, no? Ma oltre a lui tanti giovani hanno partecipato a questo evento nonostante non siano cattolici o comunque cristiani, ma proprio perché si ritrovavano nel desiderio di istituire un'economia che sia più inclusiva, che non lasci in giro scarti sia in termini di inquinamento ma soprattutto di scarti umani, quindi che non lasci indietro nessuno, e quindi appunto un'economia inclusiva. Due parole sul mio villaggio. Il mio villaggio era il Management and Gift. Devo essere sincero, il Covid ha catapultato sull'OCST una quantità di richieste di assistenza impensabili, per cui non ho potuto, a differenza di Letizia, partecipare attivamente al gruppo di lavoro, e questo sicuramente è stato un peccato, però ho potuto tenermi aggiornato su quello che era il lavoro in corso nel villaggio, perché i colleghi producevano dei report che ci inviavano appunto per fare un po' il punto della situazione. Allora io mi soffermo brevissimamente su tre punti, che sono un po' i tre punti principali che sono emersi da queste riflessioni. Anzitutto la dimensione del profitto, cioè che cos'è un'economia, cos'è l'economia del dono? Quando si parla di economia del dono, che cosa intendiamo? Intendiamo chiaramente un'economia in cui la persona sia messa al centro, venga vista appunto come dono, no? E non come oggetto da sfruttare. Il profitto può sembrare in contrasto con questa logica, cioè il profitto è quindi un qualcosa che sfrutta l'uomo. No, quello che ci si è detti è proprio questo, non è che noi vogliamo denunciare il profitto è fondamentale, è essenziale. Ma non deve essere lo scopo, bensì uno strumento per ricreare lavoro, un lavoro al cui centro venga proprio messa sempre la persona come creatura.
Ci si è poi detti che, soprattutto a livello di istituzioni sociali, bisognerebbe fare di tutto per promuovere le realtà positive, perché ce ne sono parecchie, è solo che spesso sono poco conosciute. E da questo punto di vista, ad esempio, il progetto RESPECT che l'OCST sta portando avanti, Benedetta tra l'altro è un po' in prima fila su questo, è molto interessante perché di fatto farà emergere quelle che sono le aziende virtuose rispetto a un determinato elemento di questa economia del dono, che appunto in questo caso è il rispetto del ruolo della donna e della parità salariale. E un terzo elemento su cui si è insistito molto è il work-life balance. Quindi dire che la persona è un dono significa, come dire, significa considerarla anche per quella che è la sua vita privata, che non è distinta dal lavoro, perché la persona è fatta di un'unità. E quindi nel lavorare bisogna anche tutelare la sua dimensione privata, da qui appunto la preoccupazione per il tema del work-life balance. E anche qui desidero, come OCST, esprimere tutto il nostro intento, il nostro desiderio di lavorare attivamente su questo livello, per cui anche nei vari gruppi di lavoro al nostro interno, che appunto riflettono sui futuri rinnovi contrattuali dei contratti collettivi di lavoro, ci si è proprio riproposti di non discutere soltanto di salari, di non discutere soltanto di vacanze o di orari, ma proprio di tutta una serie di strumenti che possano garantire il work-life balance. Ecco, appunto, ho scelto tre esempi anche cercando di far capire, un po' come dicevo in apertura, che non si tratta di riflessioni vaghe, magari condivisibili ma astratte, ma proprio molto molto concrete, a tal punto che fin da subito, pur con molta umiltà e coscienti dei nostri limiti, noi di OCST desideriamo proprio metterlo in pratica nel nostro lavoro quotidiano. Grazie Andrea. Adesso darei la parola a Valerie Vaggi, che è invece studentessa all'Università di Ginevra. Esatto. Valerie. Buonasera a tutti. Io appunto mi chiamo Valerie Vaggi, studio a Ginevra ancora, sto facendo un master in socioeconomia e anch'io appunto sto partecipando all'economia di Francesco. In realtà sono venuta a conoscenza appunto dell'economia di Francesco un po' per caso, proprio grazie in realtà a Letizia, perché mi aveva invitata a una conferenza sull'economia civile, se non sbaglio appunto organizzata proprio da Allianz Sud in collaborazione con il Circolo dell'Acli, Sacrificio Quaresimale e altre organizzazioni, e a cui aveva anche partecipato appunto suora Alessandra Smerilli, ed era lei che aveva per la prima volta parlato dell'economia di Francesco. E mi aveva molto incuriosito e interessato in realtà questo evento, proprio perché questo appello viene da un papa, e trovavo questo fatto un po' insolito. Appunto si parla di economia ed è il Papa che appunto fa un appello per un'economia nuova. E appunto mi interessava anche particolarmente proprio perché io avevo appena finito il bachelor in relazioni internazionali ed ero in procinto di cominciare appunto questo master in socioeconomia. E mi sono detto che appunto era sicuramente un evento che era molto interessante e pertinente per i miei studi. Doveva aver luogo appunto ad Assisi in marzo, ma appunto a causa della pandemia è stato posticipato all'anno prossimo in presenza, ma secondo me appunto questo posticiparlo solo in presenza appunto ha creato una sorta di riorganizzazione dell'evento che l'ha reso ancora più interessante. Cioè stiamo secondo me approfondendo molto di più le tematiche dei vari villaggi, dei vari sottogruppi, e infatti a mio parere se si fosse appunto tenuto come previsto quei tre giorni in marzo, non so se ne saremmo ancora parlando adesso. Secondo me proprio perché appunto il processo è stato rallentato, ha dato luogo a tantissimi webinar, tantissime conferenze, tantissime, e in realtà anche a studenti come me che appunto non sono ancora imprenditori, economisti o sì, potrei essere una change maker, però ecco, proprio nel presente è ancora difficile per me. È molto interessante proprio perché è sul lungo termine, mi permette di poter appunto informarmi gradualmente e di poter effettivamente imparare qualcosa da tutto questo processo, soprattutto perché vorrei sottolineare che non è
non sono solo delle conferenze, delle riunioni di relatori appunto di spicco, come abbiamo visto prima, c'era Amartya Sen che appunto dovrebbe partecipare proprio all'evento, penso, dell'anno prossimo, ma c'è stato Muhammad Yunus, appunto una persona molto, molto importante riguardo ai microcrediti nell'economia. Cioè sono persone con cui abbiamo proprio potuto parlare in sé, cioè parlo al plurale parlando proprio dei giovani dell'economia di Francesco, cosa che se no penso sarebbe molto difficile fare, e penso che si sta creando proprio una specie di network che permetterà una riflessione molto più profonda di quella che era probabilmente pensata inizialmente, perché doveva avvenire in 3 giorni, e soprattutto ci permette anche di diventare sempre più concreti, di uscire probabilmente con dei veri strumenti proprio per implementare un'economia nuova, più sostenibile e più umana. E allora io appunto faccio parte del villaggio Life and Lifestyle, e in pratica appunto in questo gruppo analizziamo un pochino quali sono le relazioni tra lo stile di vita, quindi, e l'economia, come i vari effetti, cioè come in sé lo stile di vita è influenzato dall'economia e come il nostro stile di vita influenza l'economia. E, ad esempio, appunto, c'è stata una conferenza molto interessante sulle lezioni che abbiamo potuto imparare dalla pandemia, era ancora quest'estate questo, ed era interessante perché secondo me ci siamo resi un po' tutti conto di quanti cambiamenti siamo in grado di fare in realtà per cambiare un pochino le problematiche climatiche. Era il momento in cui venivano diffuse tantissimo queste fotografie di città viste dall'alto, sgombere e libere da qualsiasi nube di inquinamento. Vabbè, poi in realtà il problema dell'inquinamento è molto più sul lungo termine, però penso che tutti ci siamo resi conto di come in realtà possiamo scegliere di non viaggiare, di come queste scelte abbiano un impatto. Il problema appunto è che comunque abbiamo uno stile di vita che non ci permette di cambiare così drasticamente il cambiamento climatico, ma in realtà proprio questo lockdown penso che ci abbia obbligato a trovare delle alternative per poter continuare a lavorare, per continuare a vivere, anche senza poter viaggiare così tanto. E probabilmente dopo, ed è quello un po' che si sta adesso approfondendo, ma in realtà ci sono tantissime tematiche in questo villaggio, come continuare anche in un mondo post-Covid a mettere in atto e a implementare dei nuovi stili di vita più rispettosi dell'ambiente e dell'uomo. E, quindi niente, in conclusione per me appunto da studente, l'economia di Francesco è sicuramente un'ispirazione che però non rimane così nell'astratto, proprio grazie a questo coaching che si può fare con dei relatori di spicco, e soprattutto perché si sta creando un network. Io mi posso mettere in contatto con tante altre persone che hanno voglia, che sono giovani, che vogliono, che aspirano appunto a un cambiamento, e appunto sono molto positiva sui possibili, sull'impatto che possa avere un evento del genere nel futuro per un'economia appunto più sostenibile, più inclusiva e penso più umana appunto. Grazie Valeria, grazie di cuore. Questa sera avrebbe dovuto intervenire per l'OCSP anche Francesca Ambrosio, che lavora nell'amministrazione centrale della nostra cassa di disoccupazione. Purtroppo per un impegno lavorativo tardivo e dell'ultimo momento non può essere con noi. Ci aiuta in questo momento Giorgio Donini, che è redattore responsabile del giornale Il Lavoro delle CST, che leggerà la sua testimonianza. A te Giorgio. Buonasera a tutti. Come anticipato da Benedetta, leggo quello che doveva essere l'intervento di Francesca. Ho seguito con molto interesse l'intervento del premio Nobel Yunus, definito anche banchiere dei poveri, e che eroga microcrediti alle persone con risorse finanziarie insufficienti per l'avvio di attività imprenditoriali. Durante l'intervento, Yunus pone l'accento sull'urgenza di cambiare il modello economico e che disoccupazione, disuguaglianze e ricchezze nelle mani di pochissimi portano inevitabilmente ad un pianeta sull'orlo del baratro.
È un sistema fallimentare, quello della finanza, che punta unicamente alla massimizzazione degli utili, generando nelle persone l'interesse unico di perseguire interessi personali e non collettivi. Qui Francesca prosegue. Anche le parole di Papa Francesco sono state molto toccanti. Il passaggio che più mi ha, tra virgolette, toccato da vicino è stato: siete chiamati a incidere concretamente nelle vostre città e università, nel lavoro e nel sindacato, nelle imprese e nei movimenti, negli uffici pubblici e privati, con intelligenza, impegno e convinzione, per arrivare al nucleo e al cuore, dove si elaborano e si decidono i temi e i paradigmi. Mi sono sentita molto coinvolta in queste parole, in quanto credo che lavorare allo CST sia anche una sorta di missione che ogni giorno si porta avanti. Io personalmente, insieme a tutti i miei colleghi del sindacato, mi occupo di disoccupazione, e quando il Papa esorta tutti noi a incidere concretamente nel lavoro e nel sindacato, negli uffici pubblici e privati, con intelligenza, impegni e convinzioni, per arrivare al nucleo e al cuore, mi fa pensare a tutte quelle persone che quotidianamente incontriamo e ascoltiamo, e che si trovano in situazioni gravi come quella della perdita del proprio posto di lavoro. Quella posizione all'interno della nostra economia che ci dà un senso di dignità. Credo fortemente nel nostro lavoro, che non punti unicamente a determinare il diritto alla disoccupazione e al relativo versamento dell'indennità, ma che va oltre. Capacità di mettersi nei panni di chi ti sta di fronte e fargli capire che in quel momento, fatto di tanta burocrazia, può contare su persone e professionisti capaci di essere di supporto vero e leale. Questo l'intervento di Francesca. Grazie Giorgio. Ora passo di nuovo la parola a Letizia, che questa volta ci darà la sua di testimonianza. Io sarò breve, dato che ho già parlato in precedenza, però come vi dicevo io ho partecipato al villaggio Business in Transition, e per l'appunto abbiamo parlato moltissimo di che cos'è e di come vorremmo che fosse un'impresa. Sicuramente un aspetto che è tornato più e più volte è che l'impresa non può essere concepita come esterna, come al di fuori della società. L'impresa può avere un impatto non solo economico, ma anche sociale e ambientale. E per esempio abbiamo avuto le testimonianze al webinar che c'è stato ieri sera, sempre nell'ambito del Festival Dottrina Sociale, che vi consiglio di rivedere. E per l'appunto, quindi, in che modo si può, diciamo, agire su questi tre aspetti, sull'economico, l'ambientale e il sociale? Diciamo che sono state identificate tre dimensioni che qualsiasi impresa già ha, ma sulle quali si potrebbe riflettere in modo diverso. E la prima è sicuramente lo scopo dell'impresa. Lo scopo è unicamente di fare profitto, di avere sempre più utili ogni anno, oppure di... per esempio migliorare la, come diceva benissimo Andrea, mi sembra, la conciliabilità lavoro-casa-lavoro, oppure appunto anche per quanto riguarda i rifiuti che l'azienda produce, in che modo potremmo ridurre questo impatto sull'ambiente. E diciamo, già soltanto il fatto di pensarlo, di concepirlo nel proprio scopo, aiuta ovviamente ad avere una riflessione sulla seconda dimensione fondamentale, che è quella dell'impatto. Che tipo di impatto ha la mia impresa su tutte queste dimensioni? E la terza dimensione è sicuramente quella della partecipazione. Come dicevo, l'impresa non può essere considerata come esterna, anche perché al suo interno ci sono dei lavoratori e ha ovviamente delle relazioni col mondo esterno, con dei clienti, con dei partner, eccetera. E quindi bisogna anche pensare in che modo tutti questi attori partecipano, anche i consumatori, per esempio. Però ovviamente questa riflessione sulla partecipazione non deve essere per l'impresa un modo di scaricare dei pesi che ha su degli altri attori, no, deve essere una riflessione globale di come possiamo ogni attore, diciamo, fare la propria parte, che è un po' quello che Economy Francesco penso abbia portato come riflessione a tutti. Anche Valeria, anche se è in questo momento studentessa, è assolutamente una change maker, perché lei è consumatrice e perché agisce in tantissimi altri modi sulla società, e così tutti noi, tutti gli ascoltatori. Quindi vi ringrazio e ripasso la parola a Benedetta. Grazie Letizia. Io concluderei raccontandovi la mia di esperienza, che nonostante sia troppo vecchia per partecipare
all'economia di Francesco, che è indirizzata ai giovani esclusivamente, cioè eravamo proprio esclusi, noi stagionati. Allora, io sono partita virtualmente per Assisi in qualità di giornalista. Avevo grandissime aspettative e devo dire che sono state ampiamente appagate. Sono uscita sazia di idee e progetti, felice di poter constatare quanti giovani stanno mettendo la loro energia per costruire un'economia diversa, che non dia per scontati l'esclusione, il consumismo, l'inquinamento. Come ha detto il Papa, ciò che vogliamo è, cito, una cultura economica capace di far germogliare sogni, di suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, resuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani e ispiri ai giovani, a tutti i giovani, nessuno escluso, la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo. Convocando i giovani d'Assisi, il Papa ha chiesto loro di avviare una rivoluzione, una conversione, di stabilire nuovi paradigmi, elaborare cultura, avviare processi per cambiare le regole del gioco che hanno definito il profitto come unico punto di riferimento per le imprese, la finanza e il governo. A sostenerli, a consigliarli, come detto, come raccontato, economisti, imprenditori e change maker, che con i loro studi e i loro progetti hanno già fatto la differenza. Perché è da dire questo, il cammino verso una nuova economia non è nato lo scorso fine settimana, ma in questa occasione ha subito una spinta nella quale le buone idee si sono avviate a diventare buone pratiche nei 115 paesi del mondo da quale provenivano i migliaia di partecipanti all'incontro. Quali sono le vie del cambiamento? Quali sono le alternative? Le alternative ci sono e sono numerose, perché, come ha detto Papa Francesco, e questo è un monito forte, non bisogna restare sottomessi alle logiche ideologiche che finiscono per giustificare e paralizzare ogni azione di fronte alle ingiustizie. Ogni proposta che è stata fatta approfondisce un aspetto che ora è trascurato nell'economia attuale e tutte insieme concorrono a costruire l'economia del futuro. Si è parlato di gioia e di generatività nell'economia, inedito direi, di economia della pace, di economia umana, di economia relazionale e civile, di responsabilità sociale ed ecologica, di finanza etica, di economia della cura e dello sviluppo e di economia di comunione. Quattro idee mi hanno in particolare colpito e farò tesoro di questa cosa, cerco di raccontarvele in breve. La prima, la crescita quantitativa di un sistema economico non può essere infinita, l'ho già detto Letizia. Nel corso del tempo, come la crescita di una persona, deve cambiare forma e sostanza. La nostra Kate Raworth, economista inglese, ha spiegato questo concetto in modo molto semplice. Come per un figlio, non possiamo aspettarci che cresca solo in altezza, poi diventerebbe troppo alto, quindi 2 metri, 3 metri. Noi a un certo punto desideriamo che si sviluppi dal punto di vista umano. Lo stesso deve avvenire per un sistema economico. Ora è ragionevole che nel mondo venga concesso alle economie che ne hanno ancora il margine, un buon po' di spazio per la crescita quantitativa. Alle economie nostre, le economie pienamente sviluppate, devono impegnarsi invece per una maggiore consapevolezza del loro impatto sociale ed ecologico. Il secondo aspetto che mi ha colpito, che tutti gli auspici, anche quelli più desiderosi di bene, devono essere costruiti insieme ai bisognosi. Il bene non si costruisce se non con un atto partecipativo di ciascuno. A ciascuno, anche se più sfortunato o in una posizione subalterna, deve essere dato spazio per dignità e dignità di partecipazione. Questo vale per i poveri, ma vale anche per le lavoratrici e i lavoratori del nostro cantone, alle nostre latitudini, ai quali deve essere data dignità di partecipazione nella vita dell'azienda. L'idea è quella che ha espresso il Papa, non pensiamo per loro, pensiamo con loro. Ecco la terza idea che mi colpisce come donna. Il ruolo delle donne sarà centrale nel cambiamento di rotta. Il cambiamento di rotta che il nostro sindacato il 1° maggio di quest'anno, durante il picco della pandemia, ha definito la rotta della solidarietà. Nel patto per una nuova economia, sottoscritto dai giovani di Assisi, al punto 11 leggiamo: le organizzazioni economiche e le istituzioni civili non si diano pace finché le lavoratrici non abbiano le stesse opportunità dei lavoratori, perché imprese e luoghi di lavoro senza un'adeguata presenza del talento femminile non sono luoghi pienamente e autenticamente umani e felici. Trovo che questa frase contenga in sé numerosi aspetti su quali lavorare nei prossimi mesi per noi. E poi
l'ultimo aspetto, poi sto zitta che è arrivata l'ora di concludere. I giovani e il Papa hanno definito profetico il patto per una nuova economia, emerso dal lavoro con più passivi. C'è una fondamentale differenza tra un progetto utopico e una profezia. È la stessa che passa tra un vaneggiamento e un sogno realizzato. L'impegno e il lavoro costante che ci stanno dietro. Questo è quello che ci aspetta nei prossimi mesi e che desideriamo affrontare con gioia e coraggio. Grazie, buona serata. Passo la parola ora a Marco Scrinche, professor Marco Scrinche. Veramente ringrazio tutti quanti che hanno contribuito a questa serata. È stata una bella serata, è stata una bella esperienza con voi. Infatti, se dovessi dare un concetto, un nome a ciascuna delle tre serate, ieri applicherei la parola pratiche. Oggi direi che abbiamo vissuto e condiviso esperienze. Domani sarà la serata delle teorie. Vorrei un attimino, soltanto in un minuto, ripercorrere con voi la dinamica di questa serata, almeno per come l'ho vissuta io con voi. Abbiamo fatto grandi passi epocali, testi biblici dal X secolo avanti Cristo, dal V secolo. Abbiamo sentito un testo, San Francesco, letteratura mondiale del 1200. E abbiamo ascoltato esperienze di giovani di oggi. Credo che questi tre passaggi segnalano non soltanto grandi passi attraverso la storia. Ogni passaggio, i relatori ce li hanno portati vicini attraverso le loro esperienze. Trovavo molto affascinante quando Ernesto Borghi ha dichiarato, e non soltanto dichiarato, ha interpretato il senso della Genesi nella considerazione che soltanto con la creazione della donna veramente la creazione arriva al suo compimento, che quindi all'inizio della creazione non sta un individuo, ci sta una relazione e non una relazione accidentale, una reazione creata con una tecnica sui social media, una relazione che in qualche modo resta al di fuori da quello che siamo noi. No, divennero una carne sola. Una relazione profonda, una relazione che segna la nostra esistenza, una relazione che siamo. E questa relazione ha una sua prospettiva di sviluppo, di evoluzione. Ogni progresso è progresso soltanto se è progresso che parte da una fondamentale relazionalità. Trovavo molto affascinante quando padre Mauro Iori ci ha interpretato il cantico delle creature di San Francesco, quando ha spiegato che questo cantico non è semplicemente un canto su una bellezza superficiale, è un cantico profondamente situato nella vita del santo di Assisi, che era travagliata, che era segnata dal dolore. Quindi se lui parlava della bellezza, non è una bellezza di nuovo qui superficiale, come oggi spesso passa attraverso quelli che sono i paradigmi, gli imperativi di una società consumistica. È una bellezza più profonda, è una bellezza di cui può parlare soltanto chi ha autentica esperienza di vita. E soltanto una bellezza così ci apre alla relazione all'altro. Perché non è una bellezza di consumo o una bellezza facile, una bellezza che in qualche modo sarà producibile o consumabile, no. È una bellezza che ci testimonia la profondità della vita e una bellezza così ci può derivare soltanto da un assoluto, da Dio, da una relazione trascendente, quindi di nuovo la relazionalità. Due parole mi sono rimaste impresse nella descrizione di padre Mauro Iori. La prima era quella del cantare e la seconda cosa quella dell'ascoltare. Vedete che cantare e ascoltare installano una relazione del tutto diverso rispetto a relazioni di comando o relazioni egoistiche, quelle a cui pure l'ex padre generale dei Cappuccini ha accennato. E poi le esperienze dei giovani, le esperienze che veramente ci hanno trascinato con loro e soprattutto perché hanno puntualizzato delle dimensioni importanti.
Papa Francesco non a caso si avvale dello sguardo dei giovani per attualizzare quello che è la ricchezza della tradizione cristiana. Abbiamo sentito moltissimi spunti che non posso nemmeno riassumere. Ovviamente l'immagine dell'albero ha fatto molta impressione, perché è di nuovo una figura presa dalla natura. Se ci riferiamo alla natura, non è per ritornare a una età delle pietre o per proclamare la decrescita, no. È un modello diverso di crescita. Vogliamo sempre crescere, la natura cresce, ma ci insegna una crescita in un modo diverso. La natura che è creazione di Dio. Quindi di nuovo, come si esprime una dinamica spirituale attraverso questa dimensione della crescita. E poi di nuovo è stato accennato la dimensione della donna, non soltanto dai giovani, ma anche alla fine da Benedetto Rigotti, e che hanno in questo modo ripreso quello che Ernesto Borghi ha detto all'inizio di questa serata. Voglio solo ricordare che oggi è il giorno contro la violenza sulle donne, quindi un giorno significativo, ed è molto significativo che 3 volte è stato accennato questa sensibilità che dobbiamo sviluppare per una nuova parità relazionale, perché attraverso queste dimensioni passa la nuova idea di una relazionalità della società. Società che non significa soltanto relazioni private, perché anche economia, politica, la vita pubblica, l'amministrazione, tutto il settore dell'insegnamento e quant'altro, della sanità, della salute, tutto passa attraverso la relazione. E in questo senso la rete Laudato Si, che ha organizzato questo festival, che ho in qualche modo il piacere di rappresentarla stasera e di chiudere in questo modo la serata, propone non a caso una carta dei valori. La carta dei valori che ha come centro il ripensamento della nostra società attraverso la relazione. Ovviamente ci focalizziamo molto sulle realtà imprenditoriali, perché anche qui una nuova forma di non soltanto partecipazione dei lavoratori a quello che sono i processi delle aziende, e in qualche modo anche quindi il significato del profitto che ci deve essere, ma come dimensione di reinvestire, il che vuol dire reinvestire sulle persone, il che vuol dire valorizzare le relazioni. Valorizzare le relazioni delle imprese, che è venuto fuori molto bene ieri sera nel nostro dibattito, nella prima serata del festival, e che sono queste le dimensioni, insieme a tante altre, che ispirano questa carta dei valori e che proponiamo a tutti i partecipanti di questo festival di firmare alla fine di questo evento in questa settimana. La nostra finalità è questa, così possiamo anche dopo il festival portare avanti un progetto tutti insieme, un progetto che, come cerchi concentrici, cerca sempre di più ad espandersi. Un progetto che una finalità, una dinamica di valori che cerca sempre di più di coinvolgere. Credo che questo sia lo spirito che unisce fondamentalmente il nostro festival con l'Economy of Francesco. Per questo ringrazio stasera veramente di nuovo tutti quelli che sono intervenuti, i moderatori delle serate e soprattutto chi ha gestito e chi ha inventato i contenuti e li ha messi dentro, li ha concretizzati in questa serata: Ernesto Borghi, Lavinia Sommaruga, Benedetta Rigotti. E veramente siamo contenti e felici di aver avuto con noi Padre Mauro Iuri e soprattutto i nostri giovani. Con queste considerazioni, un grazie di cuore da parte mia e un arrivederci domani sera. Consentitemi di accennare al programma di domani. Ci vediamo alle ore 18:30 per le voci dal mondo. Perché sono convinto che non si può parlare del mondo in modo credibile senza ascoltare anche le voci dal mondo. Abbiamo voci dalle Filippine, dal Camerun, dal Brasile, Amazonia, e abbiamo anche 3 voci dal contesto europeo: Croazia, Polonia e Gran Bretagna. A seguire di queste voci dal mondo abbiamo alle ore 19:45
una condivisione, una conferenza che tematizza più idee e teorie, e in questo senso fa anche un bel riassunto delle tematiche accennate in questi giorni. Avremo con noi Rosanna Andreotti, con Ivan Vitali, avremo con noi Stella Cubelli, Elena Granata e Pietro Invernizzi. Quindi vi aspetto domani sera sui nostri canali social, trovate come sempre gli indirizzi Zoom per collegarvi, per registrarvi per domani sera. Vi aspettiamo numerosi per concludere domani sera, e posso anche dire con una piccola grande sorpresa alle 21:30, quando chiudiamo questo nostro festival, ci sarà una sorpresa. Non dico quale, non sarete delusi, quindi domani sera vi aspetto. Grazie mille e buona serata.